Biella ha più fame di tutte, la certezza è quella. I rossoblù sono consci dei propri limiti, ma a differenza di tante altre squadre, l'approccio alle partite è sempre quello giusto. Per questo, dopo la vittoria di Orzinuovi, viene da pensare che con Mantova si possa concedere il bis immediato, che regalerebbe a Pollone e compagni un Natale molto più sereno di quello di tanti altri. Con la già citata Orzinuovi in crisi nera di risultati, inspiegabilmente a secco di vittorie nonostante un roster di livello e la querelle del palazzetto di Capo d'Orlando, i rossoblù hanno addirittura ragionevoli possibilità di pensare di potersi salvare o comunque di conservare il proprio posto in A2, qualcosa di non scontato considerando il budget e le aspettative. Quello che conta però, ora come ora, è il campo. Mantova, come giustamente ricordato da Gianmarco Bertetti in settimana, non è molto diversa da Orzi. Sì, Mantova è una squadra simile ad Orzinuovi, perché è una squadra costruita con tanto budget, con tanti giocatori esperti, tra cui Marco, che ce l'abbiamo avuto noi l'anno scorso, e è una squadra anche loro in difficoltà perché sono 7 sconfitte di fila, però noi siamo molto in fiducia, siamo in casa e quindi dobbiamo cercare di giocare al nostro ritmo, di fare la nostra partita e di andare a casa per Natale con 2 punti in più. E allora perché non crederci? I virgiliani sono reduci da 7 sconfitte e arriveranno a Biella con la fame e la necessità di chi non vuole sprofondare ulteriormente, ma anche con la consapevolezza di valere di più delle ultime posizioni. E dire che i ragazzi di coach Di Carlo avevano approcciato alla grande il campionato, con 4 vittorie consecutive che li avevano giustamente proiettati nell'albo delle favorite. Anche perché i giocatori sono di un'altra categoria. Frontman del gruppo, Hollis Thompson, 265 presenze in NBA tra Philadelphia e New Orleans, uno che nemmeno 6 anni fa ne segnava 23 in una partita contro Denver. Insomma, uno forte per davvero, benché sul viale del tramonto. Alla chitarra, la mano delicata e lo spirito cattivo del serbo Stojanovic, direttamente dalla Serie A. Sotto al ferro, i muscoli di Iannuzzi, altro elemento sprecato in A2. Alla batteria, a dettare i tempi, Marco Laganà, cresciuto e sbocciato nel settore giovanile di Biella alla scuola di Federico Danna, che lo scorso giugno salutò il forum in lacrime dopo una salvezza incredibile. Biella per me è casa, non ci ho pensato un attimo. È stata durissima quest'anno senza i tifosi, stagione troppo lunga, ho avuto un infortunio che mi ha limitato molto, soprattutto da febbraio in poi, anche il Covid. Ce la facevo più oggi. Aria di Natale al forum. Biella vuole farsi un bel regalo per se stessa e per i tifosi.